E dopo il promo di WrestleMania 33 arriviamo a questo match 2 contro 2, Crocs e Oddi contro Dante DiBurchieri, 2 del roster blu del Money in the Bank contro 2 del roster rosso TWF del Money in the Bank. Quindi sono entrambi, entrambe le coppie possiedono entrambi i membri che faranno parte del Money in the Bank ladder match in quel di WrestleMania 33. È sicuramente anche questo è un match molto importante per stabilire le reali condizioni di questi quattro atleti, che insomma io vedo favorito Oddi. L'ho detto anche su Facebook. Oddi mi sembra quello che in questo momento in un ladder match dovrebbe fare la differenza. Tuttavia, come seconda posizione metterei DiBurchieri. È vero, Crox è in grandissima condizione, qui DiBurchieri subisce, ma sappiamo che Money in the Bank è tutt'altra cosa. Non è schieramenti, non è sottomissioni, non è un match così 2 contro 2, perciò tutto può accadere nel Money in the Bank. Io per favoriti Oddi e DiBurchieri. Qui infatti float over DDT, questa DDT galleggiante, diciamo così, da parte di un Salvatore che sembra essere tornato in grande vena, ma subisce il German Suplex, belly to back suplex, proiezione, ventra a schiena. Grande manovra da parte di un Crocs che comunque sa sempre come ribaltare e girare la frittata, e questo è veramente un segno di grande valore per un lottatore che secondo me ha sprecato troppe occasioni, nel senso neanche molte ne ha avute, però molte ne ha sprecate, dobbiamo dire la verità. Infatti è da molto che non è campione del mondo, eh già, non mi sembra che sia stato mai campione del mondo quando è tornata alla federazione, perciò dopo 2 anni e mezzo è ora, no 2 anni e mezzo, 2 anni e circa 1 mese e mezzo, è il momento di tornare sulla vetta del mondo. Però prima di vincere Money in the Bank, attenzione qui di Burchieri sull'Euro Ring, rischia di cadere, attenzione, brutta posizione, Crocs lo prende per un suplex, se lo carica, e questa è poesia a movimento, pazzesco quando Crocs ti riesce a fare queste manovre. È sempre lui a avere la meglio, clamoroso. E infatti guardate qui, German Suplex, lo ribalta, poesia in movimento da parte del canadese, il maestro di MCW assieme a suo padre. D'altronde la famiglia dei Crocs è una famiglia di grandi wrestler. Attenzione qui, niente da fare, DiBurchieri straordinario, grande alchimista, ed è il momento per entrare da parte di Dante. Eh sì, è il momento giusto, running STO da parte del Mammut del roster TWF. E fa male quando dico pitch, ma attenzione Oddi, qui scorrettezza, l'arbitro qui potrebbe intervenire, potrebbe lanciare anche la squalifica, però qui non lo vuol fare. Crocs ha preso in mano adesso il match, ma senza Oddi. Oddi ha bisogno del cambio, vuole il cambio, ma Crocs non mi sembra tanto in vena di darglielo. No, Dante però qui diciamo sta prendendo le contromisure. Qua dare il cambio, vediamo se riesce a dare il cambio. Niente a fare, German Suplex straordinario, è il terzo German Suplex di Crocs. Adesso va a dare il cambio, momento giusto, ma attenzione a DiBurchieri, anche lui potrebbe dare. Oddi sbaglia completamente qui, e infatti Dante lo scaraventa al suolo con il running STO. Cioè diciamo questi due atleti hanno fatto la storia. Dante in poco tempo è riuscito a fare la storia, Oddi in più tempo. Comunque la storia Oddi l'ha fatta molto di più di Dante, perché diciamo Dante è molto più giovane. Eh sì, di almeno una decina d'anni. Backway drop di Dante, utilizza la potenza fisica per demolire il suo avversario. Però qui attenzione, Oddi lo blocca, niente a fare con il Moonlight Drive. Oddi lo conosce bene, ma qui Dante sballa il bersaglio e colpisce con un running bulldog proprio il direttore di gara. Attenzione qui Dante, Chokeslam in arrivo, Chokeslam no! Oddi è straordinario! Non ho mai visto questa manovra. Una DT proprio rigirata, una complex shot da parte di Oddi per rovesciare la manovra offensiva di Dante, la Chokeslam. E Dante lo mette al suolo, questa shoulder block, questa headlock, scusate, questa testata, questo blocco di testata. Sicuramente un Dante in grande condizione, eh. Davvero ha perso contro Anthony Guerrero nell'ultimo show TWF proprio lunedì, però dimostra comunque di essere in grande condizione, a parte quella sconfitta. Anche i nostri colleghi americani sono piuttosto d'accordo con noi, nel senso che Dante è in grande condizione e forse gli manca proprio il Money in the Bank da vincere per poter essere ancora più in grande condizione. Anche se diciamo che i membri che hanno preso Money in the Bank poi nel periodo in cui hanno posseduto la valigetta, almeno nel 70% dei casi, non sono stati mai favoriti negli altri pay-per-view, nel senso nelle altre sfide.
Eh già, insomma, quando hanno preso un Money in the Bank sono piuttosto rilassati, cosa che non deve fare il vincitore di quest'anno, non deve assolutamente rilassarsi, perché il momento può essere sempre propizio. Intanto qui Dante lo prende, chokeslam di Dante, mountain in piedi, clamoroso, è il hip hop da parte di Oddi, ma Dante qui lo prende, attenzione se Dante li prende è finita, un colpo diretto allo stomaco, sulla bocca dello stomaco, fa malissimo, e attenzione, Oddi ne potrebbe approfittare, Eddie Burke sarà molto bravo in questa circostanza. Attenzione a Dante, è pronto per concludere. Alla standard sotto portata di mano. Ma attenzione qui, standing moonsault. Prima leg sweep da parte di Oddi, poi uno standing moonsault perfettamente eseguito, proprio in stile misteria. Attenzione qui, Oddi carambola fuori dal ring. E Dante ne approfitta. Running STO deve chiudere. Dante deve assolutamente chiudere il match. Oddi è stordito. Dante è pronto. Niente da fare. Forse ha voluto provare la standard. Oddi lo conosce, però lo conosce troppo bene. Attenzione qui, Dante, però una testata. Questa non se l'aspettava. Eh no, questa è il lottatore proveniente da Washington DC. Non se l'aspettava. Neanche la Running STO, la terza Running STO che segue in questo match a coppie, un match veramente molto interessante, anche se diciamo anche un po' noioso, sì, vero, sui 4 alleni sono 4 di grande qualità, ma forse proprio questa qualità si interrompe nel ring quando vanno uno contro l'altro. Sì, forse era meglio, se non anche più conveniente, effettuare un tornado tag team match. Se entra Grox adesso, Grox è sveglio, però qui Dante salutando veramente in maniera egregia, mi sta veramente convincendo, quasi quasi cambio pronostici, anche se non posso, a dire la verità. Crox qui, bravo Dante, ma Crox si sfugge, ma Oddi ancora una volta lo aiuta. D'altronde Dio Burchieri ha fatto la stessa cosa, ma Dio Burchieri l'ha fatto soltanto perché prima Oddi l'aveva rieseguito ancora, e Crox addirittura si permette di fare qualche stretching come è suo solito fare. Dante deve cambiare un po' l'armonia del match, deve utilizzare manovre ancora più esilaranti, ancora più potenti fisicamente, se vuole davvero battere uno come Dante. E se qui Crox è stordito, Dio Burchieri l'ha beccato, sì, l'ha colpito con dire negli occhi. Dante ne potrebbe addirittura approfittare, attenzione. Attenzione qui Crox, attenzione alla sua Death Valley Driver, il suo suplex modificato. Attenzione però anche alla testa di Dante, potrebbe entrare in una chiusura incredibile, niente a fare. Crox è lì, attenzione alla croce shooter. Crox lo prende. Attenzione qui, Butterfly Lock, la chiusura della farfalla. Grande mossa per stordire il suo avversario. E Dante ora è stordito. Poi double smash. Ma c'è Oddi che prende il cambio, clamoroso. Incredibile, Oddi prima butta giù Dante, poi fuori dal ring di Burchieri. Oddi è pronto, Mullet Drive ancora una volta, straordinario Oddi, straordinario, non ho parole. E poi Dante qui sballa clamorosamente. Infatti Oddi lo mette sul paletto, proprio in testa in giù, come fosse un pipistrello. Poi cosa fa? Attenzione, cosa fa? Brutta manovra, butta manovra! Un double stomp sul volto, on his face. E poi attenzione, body splash che colpisce anche di Burchieri. Oddi dal paletto, you standing hangover. Ma Mullet Drive ancora una volta ribaltato. Cioè questo Dante conosce tutte le contromisure del Mullet Drive. Oddi dovrà tentare un'altra manovra. Già Oddi che poi cerca di buttare a fare di Burchieri. Attenzione però al Running STO, al ritorno di fiamma da parte di Dante. Ora forse darà il cambio. Sì, Dante è molto stanco. Infatti va a dare il cambio al più sveglio, più veloce di Burchieri, che però qui subisce la controffensiva di un Oddi che non mi sembra voler cedere così facilmente il passo. Oddi, Andreg, attenzione, di Burchieri è già in piedi e Oddi non ci crede. E allora Running Fmaster. Attenzione, e ora è il momento di Crox di Burchieri, come prima, vediamo chi era meglio. Niente da fare, bravo di Burchieri, attenzione,
Super carry, kick switch! E ce l'ha, e ce l'ha, non può fallire! Dante, vediamo se riesce a buttare fuori, sì! Fa schienare, va allo schienamento! Uno, due, e tre! Incredibile, diamo il carry a Dante! Fanno a vincere contro Croce Oddi, chi l'avrebbe mai detto? Grandiosa vittoria fuori casa! Eh sì, da un match durato almeno una decina di minuti. Dante e Diuburchiere vanno a vincere, ma fondamentale la prestazione di Dante. Eh sì, anche danni di un Klotz e di un Oddi che, insomma, sembravano essere superiori. Ma questo Diuburchiere ancora una volta ci sorprende. Comunque Dante è in grande condizione. Staremo a vedere cosa accadrà in quel di WrestleMania, nel Money in the Bank, l'Ender Match. E adesso passiamo nel backstage perché c'è un